Conad Superstore Bengasi, per la spesa di tutti i giorni, offre un vasto assortimento e convenienza ogni giorno, dall'ampio reparto ortofrutta sempre freschissimo con un ricco assortimento, al reparto carni, formaggi e latticini, la panetteria con pane fresco tutti i giorni fatto da noi, gastronomia e poi i nostri pronti solo da cuocere, pescheria aperta anche la domenica, tra le varie proposte anche una fornitissima cartoleria al tuo servizio e poi nella nostra cantina trovi i migliori vini con oltre 300 etichette tra cui poter scegliere e da non dimenticare una sezione oli pregiati provenienti dalle regioni di produzione più rinomate. Attenzione, ora è facilissimo raggiungerci, non hai più scuse, con la nuova viabilità e l'apertura della parte di tangenziale che collega la zona Ronco San Martino e la parte direzione Meldola. Siamo in direzione Bologna-Faenza, quartiere Pianta, a 200 metri dopo l'uscita. Ampio e comodo parcheggio e ricorda, la qualità e la convenienza da noi non è solo da volantino, ma tutti i giorni. Conad Superstore Bengasi. Offerte dal 10 al 19 di aprile, cosciotto intero di agnello euro 8,90 al chilogrammo, costolette di agnello euro 9,90 al chilogrammo, branzino fresco euro 6,90 al chilogrammo, prosciutto San Daniele al taglio, sapore dintorni 18,90 al chilo, parmigiano reggiano DOP euro 11,90 al chilogrammo. Ah, dimenticavo, vieni a fare Pasqua da noi, uova di cioccolato convenientissime, una vera sorpresa di prezzi per i nostri clienti e delle migliori marche, colombe e tantissime dolci sorprese. Auguri dallo staff Superstore Bengasi, davvero persone oltre le cose. Terre Rosse Cremonini, dal 1973. Pentatech Group, soluzioni per il packaging. Surgital, l'italiana preferita dallo chef, presenta Fior di Primi. Orenplast, presenta Sigillo, ama il vostro vino. Fulvio Campomori è il neo presidente della CT Massa Lombarda, che quest'anno insomma ha cambiato non solo il presidente e resta comunque un grande presidente onorario che per 30 anni ha rappresentato i colori del circolo, ovvero Gianni Morini, ma una conferenza stampa quest'anno che è stata realizzata con un taglio più tecnico volutamente. Sì, abbiamo voluto dare un taglio tecnico perché ci sembrava giusto cambiare e tornare un pochino anche alle origini, perché noi nel 2004, quando abbiamo affrontato il primo anno di A2, siamo partiti da questa sala, per cui siamo voluti ritornare qua, anche perché è un anno importante e abbiamo avuto dei grossi cambiamenti a livello regolamentare. Abbiamo dovuto cambiare molto quello che è la fisionomia della squadra e soprattutto nel costruirla, oltre a tenere presente gli aspetti regolamentari, abbiamo voluto costruire una squadra per il futuro. Una coppa che poi rappresenta una tripletta, come l'hanno chiamata i ragazzi, quella del trofeo Città di Nonantola. Sì, in questi anni, noi il primo anno è stato nel 1997, abbiamo vinto questo trofeo. È una competizione che ci è piaciuto tantissimo, i ragazzi si sono quindi appassionati a questo trofeo che, al di là dell'impegno che viene messo in campo, è anche poi un modo per stare insieme alla sera. Il venerdì si va tutti fuori perché è giusto anche divertirsi. È un trofeo che è 35 anni che era in palio, l'abbiamo vinto 7 volte, però soltanto se vincevi 3 volte di fila lo portavi a casa definitivamente la coppa. Noi, diciamo come circolo, è già da anni che ci impegniamo col vivaio, ci siamo trovati d'accordo con quelli che sono stati i regolamenti che la federazione ha portato avanti. Già da anni comunque avevamo avuto esperienze anche con altri, diciamo, ragazzi giovani. Quello che a me e al nostro capitano, che è Michele Montalbini, non piace assolutamente e che escono dal campo senza aver dato tutto. Si può uscire dal campo avendo perso, ma l'importante è aver dato tutto. Noi abbiamo confermato Giuliano Cleppo, che è già con noi, è il terzo anno che è con noi, è un ragazzo quindi del 97, quest'anno è under 18. Fa attività anche internazionale, per noi era importante, diciamo, confermarlo. A lui abbiamo voluto un pochino premiare e quindi abbiamo deciso di affiancare a Ocleppo un nostro ragazzo del vivaio che è Edoardo Rivola,
che in questo periodo, in questi mesi, si è molto impegnato. Poi, come dico, per costruire la squadra del futuro ci mancava una pedina, e così dopo aver un po' pensato, aver un po' ragionato con Montalvini, il nostro capitano, abbiamo anche lottato fra circoli. Ma per averlo. Anche sì, anche lottato, però diciamo penso che con Samuele ci sia stato un ottimo feeling. Il sistemato, diciamo, il settore del vivaio, era importante, diciamo, andare a individuare dei giocatori di extra vivaio di qualità. Noi già uno l'avevamo in casa, che era Thomas Fabiano, che è cresciuto molto. E rimarrà part-time? Rimarrà part-time perché la sua classifica ATP lo porta giustamente ad avere delle ambizioni di un certo tipo. Poi ci sarà un argentino, Pablo Galdo, nel quale si alternerà. Si alternerà proprio a Fabiano. E, è un giocatore comunque di esperienza che avevamo già tesserato lo scorso anno, che però non abbiamo potuto schierare. È già in Italia, si sta allenando per cercando di recuperare un po' di forma fisica che ha perso perché viene da un infortunio. Travaglia è un giocatore classe 91, quindi non fa più parte del vivaio, però è un giovane perché ha 23 anni. È un giocatore quindi su cui, diciamo, seguivamo da un pochino di tempo. Abbiamo visto che riusciva ad ottenere dei buoni risultati e, diciamo, forse era un pochino la pedina che noi mancava. Però il nostro obiettivo è nei prossimi 2 anni, non so se sarà il 2014-2015, per fare il salto in A1. Cui vanno ad aggiungersi? Vanno ad aggiungersi, diciamo, un pochino il gruppo storico, che sono i giocatori tesserati da noi da più di 8 anni, primi fra tutti l'inglese Morgan Phillips, che sicuramente ci può dare un valore aggiunto importante, perché è un giocatore di livello, anche se diciamo sarà impegnato, perché lui fa anche il coach di Dostoi, che è un giocatore russo che ha classifica ATP importante. Poi confidiamo sempre sui nostri atleti di casa, che sono Nicolas Contavalli, Capra Ronni, Pali Alessandro e Alessio Bondanzieri. Con Oreblen abbiamo iniziato il cammino 11 anni fa, è stato un cammino importante, penso anche per noi ricco di soddisfazioni, da quello che percepisco dalla famiglia Pagani, penso che lo sia anche per loro, vedo entusiasmo. Abbiamo il sogno nel cassetto, che è quello di portare questo torneo ad una tappa di un torneo ITF, e abbiamo un piccolo vincolo che è dato dalle strutture. Siamo felicissimi di essere a fianco del circolo, perché insieme a loro condividiamo i valori che hanno fatto di questa azienda il cavallo vincente, perché crediamo nella valorizzazione del patrimonio umano, che se non farà dei grandissimi tennisti farà sicuramente dei grandi uomini. È entusiasta di questo matrimonio fatto 10 anni fa e che in certo momento anche quest'anno si rinnova e continuerà sicuramente, perché è la soddisfazione di vedere i giovani crescere e crescere come uomini oltre che come atleti, ed è bellissimo. È stato riconfermato il montepremi di 8.000 euro e è un torneo open che in realtà ha delle caratteristiche ben superiori, perché è un torneo dove vengono giocatori che hanno una classifica ATP sicuramente di grande valore. La squadra è un mix tra vecchi e giovani, un po' per il regolamento, un po' perché è sempre stata la politica del circolo. Diciamo che siamo noi i vecchi che devono fare gruppo, fare la prima mossa, però è una squadra già compatta, perché sono tutti ragazzi che io conoscevo, che conosco da quando hanno 10 anni, quindi è una squadra, diciamo, fatta in casa. Vorremmo arrivare alla 1 senza ansia di prestazione e facendo giocare più giovani possibile. Il pubblico lo vogliamo invitare sin da ora il 17 di maggio, magari questo Open Day del tennis. Il 17 è una cosa bella, che è proprio il bello del circolo di massa, dove tutti noi giochiamo con i bambini o con i soci del circolo, e il bello è che anche i piccoli possono vedere sia i giocatori professionisti, quelli un po' più grandi, sia Samuele, che all'inizio, ma è uno dei migliori giocatori d'Europa, possono stare insieme a lui e lo possono toccare con mano, vedere che non è una persona diversa dalle altre, ma che tutti possono fare qualcosa. Il tuo impegno per il 2014?
giocare bene i doppi. Beh, il mio impegno innanzitutto è un onore comunque far parte di questa squadra per il terzo anno consecutivo e niente, io ce la metterò tutta come sempre e speriamo vada tutto bene. Anche per me è un onore giocare nella Serie A, poi io sono uno dei più giovani, quindi ho una pressione in più rispetto agli altri, ma cercherò di fare il mio massimo. Capitano, che potere ha sui grandi? Ha un grosso potere, ma noi siamo tutti amici. Tra virgolette. Siamo tutti amici, siamo un bel gruppo e questo è un nostro punto di forza. Ti piace essere un numero all'interno del mondo del tennis? È importante? Secondo me non è la cosa fondamentale, ma l'importante è migliorare sempre di più nel gioco e nella mentalità del tennis. Sono molto contento della mia stagione 2013 e penso che con questa squadra imparerò molte cose e sono molto contento di giocare anche con altri ragazzi della mia stessa età. Orenplast presenta Sigillo, ama il vostro vino. Surgital, l'italiana preferita dallo chef, presenta Fior di Primi. Pentatech Group, soluzioni per il packaging. Terre Rosse Cremonini, dal 1973.